Buongiorno, benvenuti su Class Live. Mi chiamo Gianluigi Pasteris e sono responsabile prodotto trattori e telescopici in Class. Oggi vi vorremmo presentare quelle che sono le ultime novità che Class ha proposto. In questo caso parliamo di Class Material Handling, la nuova settore che Class ha creato per la movimentazione dei materiali in azienda. Un settore che in questo caso rappresentato da carri autocaricanti, dai caricatori frontali, dai sollevatori telescopici ed infine dalle pale caricatrici, quindi parliamo di pale gommate. È proprio di questo prodotto che vorremmo illustrarvi le caratteristiche quest'oggi. Prodotto pale gommate, 7 modelli disponibili e ovviamente suddivisi in 3 gamme. Abbiamo a disposizione pale compatte, pale di medie dimensioni e pale di grandi dimensioni. In questo caso davanti a voi una pala di medie dimensioni, la entry level, tra i modelli che compongono questa gamma, ma in particolare il modello entry level che vedete qui davanti, dedicato esclusivamente per aziende medio-grandi e ovviamente per le aziende biogas. Principali caratteristiche di questo nuovo prodotto. Davanti a voi potete vedere il nuovo sistema di sollevamento, in questo caso a parallelogrammo, che può praticamente raggiungere altezze fino a 4,50 m di lavoro grazie a quello che sono l'inserimento di attrezzature a scarico alto. Una nuova benna, in questo caso definita Smart Push, che permette lo scarico del prodotto senza dover rovesciare la benna, ma bensì il prodotto viene spinto fuori da un sistema idraulico. E ovviamente spostandoci sulla parte posteriore potremo vedere quelle che sono le principali novità che muove questa pala gommata. In questo caso partendo dal propulsore. Propulsore in questo caso DPS, rispettoso della categoria del fatto di emissioni dello Stage 4 Final, ovviamente dotato di un sistema di raffreddamento innovativo chiamato Dynamic Cooling, dove il sistema viene gestito in modalità automatico inerente alla temperatura di lavoro che la pala sta operando, e ovviamente una potenza da 140 cavalli legata a quelli che sono una delle principali componenti della nostra pala. Parliamo di trasmissione, in questo caso parliamo di trasmissione Vari Power, dove permette di avere a disposizione 2 motori idraulici che possono lavorare in qualsiasi condizione, in abbinamento oppure separati. Lavorano praticamente in abbinamento quando l'operatore utilizza velocità di lavoro, quindi 3 le velocità che ha a disposizione la pala gommata, e ovviamente un sistema smart loading. Cosa intendiamo per smart loading? Intendiamo quelli che sono i servizi principali che l'operatore ha a disposizione per quello che riguarda le memorie di gestione delle attrezzature e ovviamente per il comfort che troviamo in cabina. Altro punto che Class ha dedicato è il comfort e la cabina, trasferendo quelli che sono praticamente i principali punti che troviamo sulle macchine che Class costruisce, quindi parlando di macchine da raccolta e di trattori. Ed infine grande manovrabilità dettata grazie al sistema idraulico di sterzatura, dove la pala può praticamente gestire un angolo di sterzatura fino a 40 gradi, quindi grandi dimensioni, parliamo di un mezzo che si attesta sulle 11 tonnellate di peso operativo e circa 8 tonnellate per quello che riguarda le capacità di sollevamento. Con questo non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento. Grazie.